ci troviamo in San Pietro in Bevagna, a circa 300 metri dal mare, dove, come potete vedere, qui c'è l'ex monastero dei Benedettini, in totale stato di abbandono. C'è un pericolo per la pubblica incolumità e il degrado è palese. E purtroppo questa situazione va avanti da tantissimi anni, nonostante il sindaco del comune di Manduria abbia fatto una diffida alla diocesi vescovile di Oria. Andiamo, verifichiamo un po' qual è la situazione. Come potete vedere ci sono erbacce dappertutto, ma soprattutto non è adeguatamente recintato, e quindi qui soprattutto d'estate i ragazzi arrivano in questo posto qui a giocare a nascondino, almeno così ci è stato riferito. Ma nonostante il pericolo in essere non interviene nessuno, e qui occorre assolutissimamente che venga messo in sicurezza. Ci sono sacchi di rifiuti, come potete vedere, all'interno, e erbacce dove ci hanno riferito spesso si vedono degli animali striscianti, topi, ratti e insetti vari. Ci troviamo nella località balneare di San Pietro in Bevagna, al centro di San Pietro in Bevagna, dove purtroppo qui da anni c'è un degrado incredibile e nessuno interviene. Qui solitamente l'estate la gente, per poter ripulire, dà mandato al fuoco, nel senso che appicca il fuoco per ripulire questa situazione, che è anche di pericolo per la pubblica incolumità. E c'è anche sotto l'aspetto igienico-sanitario, perché la strada qui è molto stretta e con la discarica la restringe ulteriormente. Occorre che qualcuno intervenga per poter bonificare questo sito che va avanti da circa 3 anni. San Pietro in Bevagna Marina di Manduria. Ecco, certamente non è una bella immagine che può essere data ai turisti che vedo qui presenti questa mattina. Qui c'è questa pedana che è molto ma molto pericolosa, perché si presenta in più parte completamente distrutta. Ma non è soltanto questo, perché ci sono anche tutto attorno delle erbacce, e quindi c'è una situazione di degrado ambientale non indifferente. Sarebbe il caso, prima che arrivi l'estate, che qualcuno intervenga per rimettere a posto questa situazione davvero molto ma molto brutta. Ci troviamo nella pineta di San Pietro in Bevagna, dove c'è una situazione igienico-sanitaria davvero incredibile. Ci sono buste di rifiuti sparse dappertutto, addirittura alcune messe qui sulle panchine, e non credo che questo sia il modo migliore per attrarre il turismo.